Amici Trebimeteo, benvenuti a quest'angolo delle curiosità meteorologiche. Oggi vi parlo di un aspetto importantissimo, fondamentale per il pianeta Terra, che è l'effetto serra. E specifico subito che l'effetto serra è una caratteristica fondamentale in senso positivo per il nostro pianeta. Senza effetto serra, figuratevi, la Terra sarebbe ghiacciata con una temperatura media di 15 gradi al di sotto dello zero e non i 15 al di sopra dello zero che registriamo normalmente. Come funziona l'effetto serra? Il calore che proviene dal Sole raggiunge la superficie terrestre tramite i suoi raggi. In parte questo calore rimbalza verso lo spazio, sull'atmosfera, sulle nuvole e sulla superficie terrestre stessa. In parte viene assorbito dal pianeta Terra e la Terra così si riscalda. Però poi nelle ore notturne questo calore viene riemesso verso lo spazio sotto forma di radiazione infrarossa, qua disegnata appunto in rosso. Ma alcuni gas presenti nell'atmosfera, i cosiddetti gas serra, trattengono questo calore vicino alla superficie terrestre, una sorta di coperta che però appunto mantiene le temperature su valori accettabili. Aumentando però la quantità di gas serra in atmosfera, aumenta questo effetto serra e l'effetto sarà quello di un aumento delle temperature medie terrestri che stiamo già registrando. È come una serra costantemente sotto il sole. Quindi dobbiamo veramente controllare le nostre emissioni di gas serra perché l'effetto è un riscaldamento sempre più marcato. Con questo è tutto, per i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com.